La scarpa in realtà è una vera e propria carta d'identità di chi la possiede, di chi la indossa. Noi dalla scarpa siamo in grado di comprendere il sesso del proprietario, il suo mestiere, la sua condizione sociale. Vengono infatti da un forte dell'Inghilterra del Nord, non lontano dal Vallo di Adriano, dove i soldati che vivevano in questo forte e le loro famiglie gettavano via via che le avevano consumate le scarpe in delle fosse. Fosse che, coperte di torba, hanno mantenuto intatte queste calzature fino ad oggi. Ben 5.000 paia di scarpe sono state trovate in questo forte.